Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento un po' scottante che avete sicuramente visto in queste da ieri sera, insomma, è il caso Benatia Crozza. Chi ha ragione? Bene, allora cominciamo secondo me che a dire che secondo me hanno torto tutti e due, perché comunque un giocatore non può avere un'uscita come quella di Benatia, ma ovviamente Crozza la provocazione era troppo evidente per non aspettarsi neanche una risposta. Diciamo che Benatia ha sbagliato i modi, però effettivamente, parliamoci chiaro, questo ragazzo si è rotto le scatole perché l'anno scorso in Coppa Italia va a fare un'intervista e si sente dare del marocchino di M in diretta nazionale. Nessuno ha pagato per quella frase razzista, oltre che grave, cioè anche razzista, cioè una roba di una gravità allucinante. E quindi insomma si sente dire questa cosa, è tutto l'anno che si sentiva dire da agosto praticamente che senza Bonucci non eri più nessuno, vedete la Juve senza Bonucci, cioè quindi ti hanno anche declassato come giocatore, e anche lì ha mandato giù. Dopo Real Juve è stato clamoroso gli attacchi che ha subito la Juve da molti anti-J. Al di là di tutto, molti non hanno neanche avuto la capacità di fare i complimenti a questa squadra per quello che ha fatto, ma semplicemente attacchi su attacchi. È normale che trovi uno come Benatia, insomma, non è che l'ha presa molto bene questa eliminazione, perché comunque il contatto ovviamente era lui il protagonista. Non è un video che parlerà se è rigore o non rigore, però sicuramente uscire così innervosisce i giocatori, e tu te ne arrivi sulla televisione nazionale a dire praticamente papale che Mehdi Benatia avrebbe dovuto infilarsi un fallo nel di dietro. Lui ha usato proprio il termine volgare. Francamente io credo che un giocatore, chiunque, a 31 anni, sono quasi coetanei tra l'altro, compiuto gli anni ieri Benatia, io credo che a 31 anni possa anche perdere un attimo la testa, perché oggettivamente Crozza non solo ha sbagliato, ma ha sbagliato nettamente. Poteva fermarsi a dire che ne so, che per lui non era rigore, farci una battuta sopra su queste cose qua e finire lì e finirla lì. Diciamo che Crozza ha nettamente esagerato e su questi termini, ecco. Quindi è chiaro che poi, come posso dire, Benatia ha esagerato dall'altra parte, però io capisco un ragazzo che non ne può più, che esplode prima o poi, è normale. Cioè ragazzi, è un clima invivibile per sti ragazzi. Cioè questi ragazzi, io credo che vinceranno questo scudetto, sia uno dei più che godranno di più, perché è stato talmente tanto contro. Se dovessi vincere questo scudetto, io credo che la Juve sia forse il più importante degli ultimi anni, proprio perché c'è stato un clima tra VAR, non VAR, poi la VAR ovviamente, attenzione, perché qua tra le varie cose che questi ragazzi sono sentiti dire è che la VAR ovviamente, a parte tutte le avversarie che si scansano, che questa è la più grande puttanata che ho sentito in questi ultimi anni, sono le avversarie che si scansano, meraviglioso, cioè anzi, in realtà che con la Juve ci mettono il quadruplo delle energie, altro che scansarsi. E poi la strada del VAR, e tu non mi puoi venire a dire che il VAR, cioè tutte le volte il VAR ha, con la Juve spento, quello che dico, la Juve, cioè ha perso dei punti spesso per errori del VAR a suo sfavore. Quindi insomma la Juve ruba, perché ad esempio a Roma c'era un rigore su, non mi ricordo chi, di Benatia, e anche lì polemica, dimenticandosi che c'era un rigore su Dybala sacrosanto. Poi c'era quel rigore su Leiva, me lo ricordo adesso, c'era quel rigore su Leiva, solo il primo dia, ma c'era anche quel su Dybala, voglio dire, adesso allora cerchiamo di, mi ricordo, poi posso dire, cioè, ma tanti episodi, io credo che la Juve alla fine sia stata penalizzata in tante partite, forse la partita dove ha avuto un aiuto in più è stata Cagliari, dove Bernardeschi fa quel fallo che tra l'altro non si sa ancora adesso se è in area o fuori, però ecco, quella forse può essere stata
l'errore. Ma se mettiamo gli errori contro la Juve quest'anno, ragazzi, c'è un libro aperto. Tra l'altro, in ogni partita che la Juve non vince c'è un episodio quantomeno dubbio. Quindi, insomma, diciamo che la Juve è stata nettamente svantaggiata quest'anno, eppure viene detto che la Juve ruba a prescindere. Cioè, riescono ancora a distanza di anni a dire che Ceccherini, cioè, nonostante adesso, ancora adesso, molti dicono che non sia rigore, però quello di Ronaldo deve essere rigore, uno non può pensare in maniera diversa. E questo è il problema, cioè, è quello di Benatia. In tutto il mondo hanno detto che non era fallo. Non era fallo quello di Benatia su Vasquez, però in Italia dobbiamo dire che c'era fallo, perché se no veramente gli scherzi non si vendono, probabilmente non vendono giornali, perché non c'è altra spiegazione, perché se ti dicono in tutto il mondo che quello non è rigore, tanto ormai il risultato non cambia, ma cosa ti costa ammettere che non è rigore? Niente, è incredibile, quindi c'è questo sentimento popolare, i giocatori arrivano a un certo punto che non ce la fanno più, non ce la fanno più e sbottano. Quindi io, fossi la società, una multa a Benatia probabilmente la darei, perché comunque si è oltrepassato, diciamo, il limite dell'educazione, quindi comunque una multa va data, però mi fermerei lì. Mi fermerei lì, nessuna sanzione, nessuna squalifica, nessuna mea culpa. Insomma, sto ragazzo qua va tutelato perché viene preso puntualmente contro insulti, ed è ora che la Juventus cominci lei a querelare qualcun altro, perché noi ci siamo rotti le scatole. Siamo rotti le scatole di sentirsi dare dei ladri, di sentirsi dare dei simulatori, di sentirsi dare di gente che manovra il VAR, di tutte queste chiacchiere e queste cazzate che girano, che onestamente ci hanno completamente rotto gli zebedei.